Il palato di un bimbo è formato da ossa in formazione e non ancora saldate. L'utilizzo del ciuccio, per il quale la suzione non avviene mai per pochi minuti ma generalmente per diverse ore, ha l'effetto di alterare tra le arcate la crescita ossea del mascellare superiore. Sul piano verticale, quello del profilo, l'utilizzo del ciuccio porta in avanti i denti superiori, che risulteranno essere quindi sporgenti rispetto ai denti inferiori. Sul piano invece verticale e frontale, il bambino sviluppa il cosiddetto morso aperto, ovvero osservando il bambino frontalmente a bocca chiusa, si potrà notare che i denti davanti non si toccano e lasciano quindi uno spazio in cui il bambino potrà facilmente inserire la lingua. Sul piano poi trasversale, ovvero dello sviluppo del palato, l'interposizione del succhiotto o del dito tra palato e lingua ostacola la crescita naturale e crea una contrazione del palato, cioè il mascellare superiore può diventare più stretto del mascellare inferiore. Sarebbe bene quindi riuscire a togliere entro il primo anno di vita il ciuccio al bambino per evitare due grossi problemi. Quali sono? Uno di questi è la deglutizione atipica, ovvero che il bambino poi non riesca a deglutire correttamente, non riuscendo ad appoggiare la lingua sugli incisivi e sul palato. L'altro motivo invece è che il bambino non riesca ad incidere bene il cibo a causa della distanza tra gli incisivi superiori e gli incisivi inferiori. Se le cause vengono eliminate precocemente, il problema dovrebbe risolversi autonomamente. Diversamente invece il bambino all'età di 6-7 anni dovrà inserire l'apparecchio mobile. E se avete curiosità o domande, chiedete al vostro dentista o scriveteci su DentalMed TV. A presto!